Questo è un evento importante per noi. Io adesso lo esprimo male, senza dubbio lo esprimo così. Però per fare questa serata sono serviti anni di lavoro, beh, non specificamente per questa serata, ma più che altro per preparare tutte queste musiche, per suonarle insieme in sala prove. E niente, quindi prima di cominciare vorrei senza dubbio ringraziare i miei compagni dei Landscape of Zeros che, insomma, quando li ho chiamati, beh, uno è mio fratello, era facile, insomma. Però quando li ho chiamati, gli ho detto volete suonare con me, hanno detto di sì, senza sapere poi che gli sarebbe costato un pacco, però hanno detto di sì, quindi grazie, ve li presento, già che ci sono, non vi faccio fare lo spogliarello, però uno l'avete già visto, è Emanuele Cossu alla batteria. Detto Mickey Man. Emanuele Cossu l'avete già visto con i Blacksmith, che approfitto per ringraziare, perché anche loro quando li ho chiamati hanno detto yeah, ci stiamo, vabbè che li conosco da tanti anni, però bravi, grazie ai Blacksmith che sono stati veramente bravi e ci hanno scaldato il cuore con le loro canzoni, la tradizione importante. Un altro compagno del gruppo dei Lots, quando gli ho chiesto di entrare a far parte di questa cosa, che siamo noi, gli ho citofonato dopo che non lo sentivo da anni, senza neanche avere il numero di telefono, e anche lui ha detto sì all'appello, e questo è Alessandro Nardin alle tastiere. Detto Nardo degli amici, lo sappiamo, insomma anche lui è un elemento fondamentale, anche perché noi suoniamo insieme da tempi immemori, cioè i tempi delle medie sostanzialmente. Al secondo saggio di seconda media abbiamo suonato Paranoid davanti ai genitori, perplessi. Se ci fossero qui sarebbero ancora più perplessi, perché la roba che facciamo stasera è, sì, ci sta, però anche un po' cattivella, magari di difficile digestione, ma non è importante. L'altro membro del gruppo che voglio presentare è mio fratello, Valentino Boni. Aizzatore di masse, evidentemente. Una personalità ingombrante, carisma, tatuaggi, insomma, tutto quello che io non ho, insomma, ce l'ha lui. E comunque, sempre stato noi, non c'è neanche bisogno di dire da quanto tempo, cioè, se con Alessandro suoniamo insieme dai tempi delle medie, con mio fratello da quando abbiamo cominciato a suonare, per cui da una vita intera, sostanzialmente corta per quanto possa essere la nostra. Comunque, ecco, noi siamo i Landscape of Zeros, ma non siamo solo questo, non siamo solo noi quattro, siamo anche un complesso che ha coinvolto tante altre persone. Ora, non so se sono esattamente qui nella sala queste persone, comunque vorrei ringraziare Mimmo Cipolletti, Ilaria Tarantino e Marisa Besutti che ci hanno promosso, io con loro ho lavorato e loro hanno sparso la nostra musica in giro attraverso i mezzi che potevano, Spotify, assolutamente mettendoci del tempo, che è una cosa rara al giorno d'oggi, vedere gente che impiega del tempo. Cosa? Ah, eccolo, è Mimmo Cipolletta, si è palesato, non ha paura di ricevere questo applauso, ottimo. Non solo, c'è un artista in questo pubblico, un artista i cui disegni vedete lì dietro e anche il logo qui davanti, che beh, grazie a Dio almeno stasera è coperto da qualcuno. E qui davanti è Niccolò Misrachi, grande disegnatore, ve lo segnalo se casomai, insomma, poi pubblicità. Non so se sto dimenticando qualcuno. Se ci fosse Dario e Mari, io non sono sicuro che ci sia. In ogni caso, Dario e Mari era il nostro quinto elemento, quello che ha registrato nello studio in cui abbiamo registrato da sempre, che insomma ha molto plasmato il nostro suono. Io in ogni caso lo ringrazio per la genialità. Un altro che ci ha messo del tempo a scapito di molto. Grazie Dario. Vabbè, siccome non è molto interessante quello che sto dicendo, però è la nostra storia, direi che possiamo lasciar parlare la musica.
We'll be right back.
ragazzi, quello che non vi ho detto ve lo dico dopo. Thank you.
Thank you.
molto per me e per noi naturalmente. Grazie a tutti. We'll be right back.
grazie, grazie. Grazie a tutti, raga. Abbiamo suonato per voi tutto il disco, più qualche pezzo vecchio, più qualcosa che qualcuno ha riconosciuto o meno. Vi ringrazio di esserci stati e... niente, yeah. Grazie. Grazie.